Dopo il pericolo mortale corso con Annibale, che per un quindicennio era rimasto nella penisola, la vittoria di Zama nel 202 a.C. segnò l'avvio di una nuova fase di guerre, con le quali Roma, nell'arco di 70 anni, diventò una potenza imperiale e trasformò il Mediterraneo in un mare romano. Tra il 225 e il 191 a.C., attraverso diverse campagne militari, i Romani sottomisero i Celti nella Gallia Cisalpina, cioè nella pianura padana a nord del Po. Roma trasformò tutta la regione nella terza provincia romana, la Gallia Cisalpina. Con la conquista del Mediterraneo occidentale si diffuse anche a Roma l'idea di costituire un impero universale che comprendesse anche l'Oriente. È qui che si diressero, a partire dagli inizi del secondo secolo a.C., le mire espansionistiche di Roma. Nell'arco di poco più di 50 anni, dal 201 al 146 a.C., approfittando della debolezza dei regni ellenistici e in particolare della Grecia, minacciati dalle mire espansionistiche del sovrano del Regno di Macedonia, Filippo V, Roma assoggettò la Macedonia e la Grecia, trasformando i territori in un'unica provincia romana nel 146 a.C. Cartagine era nel frattempo tornata fiorente e l'oligarchia senatoria, spinta da Marco Porcio Catone, riteneva che l'antica nemica costituisse ancora un pericolo. Di fronte al primo casus belli, cioè alla prima occasione per scatenare la guerra, nel 149 a.C. Roma dichiarò la Terza Guerra Punica, che sotto il comando di Publio Cornelio Scipione Emiliano si concluse nel 146 a.C. con la spietata distruzione totale di Cartagine voluta dal Senato. L'ultimo capitolo di questa seconda fase espansiva è rappresentato dalla cessione del regno ellenistico di Pergamo, che il re Attalo III nel 133 a.C. alla sua morte lasciò in eredità a Roma. Roma ne fece la provincia d'Asia, una delle più ricche dell'impero.